amici terrestri, qui è The Alien ed oggi siamo qui con il mio nono e assoluto gameplay. Siamo qua su un nuovo gioco, Madagascar. Uno dei mille giochi che vi voglio portare in futuro, ma bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo la sventura. Me lo ricordo questo video, ci stava all'inizio del film di Madagascar, troppo bello. Mi sa che qua questo leone ci vuole mangiare. Sono felici tutti quanti. A chi non piacerebbe? Beh, a dire il vero, a me. Il cibo, i palloni, gli animali. È bellissimo se sei un bambino, ma non so se è il posto giusto per me. Voglio dire, oggi compio 10 anni. Deve esserci qualcosa di meglio. Forse oggi lo scoprirò. Raccogli 3 carte abilità. Ehi, sono carte abilità bellissime! Se ne raccolgo a sufficienza posso imparare qualcosa di nuovo. Chissà cosa puoi imparare. Un calcio. E ora per tirare un potente calcio ai cancelli, premi il tasto di attacco, così li aprirai. Ecco qua, prese 2 monete, scimmia. E te non mi fai riversacci. E voi cosa guardate? Scappate via. E voi che cosa volete? Baciatemi il culo. Guarda. Adoro il tapirulan. Diventerà uno schianto. Ok, bella sudata. Possiamo fermarci in qualsiasi momento. Sarà un esercizio più che sufficiente. Una volta avevo corso per 2 ore, ma non è caso di farlo ora. Prima dammi i soldi, poi ti faccio andare via. Per cosa ci stiamo allenando? Per una maratona? Sì, contro Usain Bolt, ma ora dammi questi soldi, dai. Il resto dello zoo è bellissimo, forse dovremmo visitarlo. Un attimo, prima voglio quei soldi. E se facessimo un salto al bar? Vorrei una bibita fresca. Che ne dici di premere il tasto di arresto? Se mi dai i soldi, sì. Se non me li dai, scordatelo. Questo è abuso di animali. No, videogiochi sugli animali, ricordalo. Credo che Alex mi stia aspettando. Alex può aspettare. Ehi, Alex! Aiuto! Non riesco a scendere! Se mi dai i soldi ti lascio andare via dove vuoi. Mi piace che il piccolo mi stia guardando. Forse gli verrà voglia di allenarsi, che dici? Direi di sì, però ho i soldi, dai, su. Non lasciarmi qui! I soldi? Forza, sgancia e non far l'avaro. Ah, oh, certo!
Vai pure a farti gli affari tuoi e lascia il vecchio Marty a marcire. I soldi, dammeli, forza. I zoccoli mi fanno un male bestiale. Se lo fermi ti do una moneta. Dove sono le monete? Che problemi hai? Vai a prendere le monete. Ecco qua, prima di proseguire vi voglio dire due cose. Se vi ricordavate del filmato iniziale in cui Marty correva verso il lago e Alex gridava sorpresa, già quando avete visto questo film, quando eravate piccoli o su DVD, no, mettete un like. Sud. Forse oggi avverrà qualcosa di interessante, dietro le quinte. Beh, se vi ricordavate del filmato che avete visto al cinema quando eravate piccoli, mettete like. E secondo, questo qua è un trucchetto segreto che ho visto da altri youtuber che non mi ricordavo. E se lo avete usato anche voi, o avete venduto il gioco ma lo usavate, ehi, o per... che avete da guardare? Se farò scoppiare abbastanza palloni parlerò in modo buffo. O chi ha ancora questo gioco qui da qualche parte, lo prende e lo usi. È utile. Ehi, Alex! Sei proprio il leone che cercavo! Dai, Marty, mi ricordo benissimo che è il tuo compleanno. Non fare il ruffiano con me. Ma io parlavo sinceramente. Mi fa piacere vederti. Ok, mi hai colto di sorpresa. Ti ho preso una cosetta, ma per via delle prove non l'ho ancora incartata. 4 spettacoli al giorno. È piuttosto faticoso tenere questi ritmi, vero? Sì, 4 al giorno. E con tutto il rispetto per ciò che fai e per il tuo tapirulan, non è la cosa più facile del mondo ricostruirsi da zero dopo ogni spettacolo. Però, seriamente, tu hai fatto il colpo grosso. Capita una volta sola. Allora, vuoi che rivediamo insieme il tuo spettacolo? In effetti un pubblico in carne ed ossa mi aiuta a focalizzare il mio chi. Ehi, rimani fermo lì. Perfetto, Marty. Perfettamente immobile. Grazie. Premi il tasto di salto per... Ormai siamo pronti al salto, caro il mio rompicollo. Va bene, pensa al salto. Trova 3 carte abilità, così possiamo proseguire. Ok, scusate il ritardo. Yeah, Big Bunny! Meglio che il parco acquatico, accidenti. Tornate alle ore 14 per assistere alla prossima spettacolare esibizione del nostro Alex il Leone. Grazie, autoparlante. Devi trovare 3 carte abilità. Lo so, Marty, non mi rompere i coglioni, le sto cercando come un dannato. Anche se in realtà non è vero. Perché sono più interessato ai soldi. Eccole qua. Ora dovresti riuscire a saltare più in alto. Al culmine della traiettoria, premi nuovamente il tasto di salto per raggiungere un'altezza ancora maggiore. Se non ho saltato. Ora vediamo come salti attraverso i cerchi color arcobaleno. La gente ne va matta. Ci credo, perché io sono l'attrazione principale dello zoo. Ma guarda qui il nostro leone super viziato! Facciamogli vedere chi sono i veri re di New York! Qualcuno ha ordinato della salsa barbecue? Non puoi fare il tuo numero con quei piccioni incontinenti! Usa il tasto di attacco per ruggire e spaventarli! E non mi fare gestacci. No, no, tranquilli signori, non ce l'ho con voi, ce l'ho con questi piccioni di merda cagacazzo. E poi, quella lì non era salsa barbecue, ma era merda di piccione fresco. Te, vietato ruminare, bere. Sali sul tuo piedistallo e mettiti in posa legale.
Arta via, uccelli del cazzo! Signore e signori, ammiratore d'azione, l'eroe più amato di New York! Sei ancora il re! Non permettere a quei topi volanti di dubitarne! Sembra che il mio lavoro sia finito. Mi sembra un pochino giù, forse dovresti fare una visita a Gloria. Sai, un ippopotamo è il massimo per far tornare il buon umore a una zebra. Ci vediamo stasera al compleanno, ora se vuoi scusarmi. Sì, vado a trovare Gloria e quanto riguarda noi due ci vediamo dopo. Forse Melman mi farà sentire meglio. Anche quando sono dell'umore più tetro riesce a trovare qualcosa di peggio. Marty, cosa ti succede? È contagioso? Cosa mi succede? Beh, mi sento un po'... Oh, io tutto bene. Tranne per i germi, naturalmente. E anche per i microbi. E poi sto aspettando la medicina da almeno 38 minuti. Oh, Marty, è la fine! Come fai a resistere? Ok! Ci vediamo, Melman! Caspita se sei matto. Perfino più matto di me. Dovresti andare in una casa di cura, bello. Ed ecco il re di New York in persona, Alex il Leone! Forse si muove. Oh, bene, palloncino scoppiato. Ora tre. Non mi fare i versacci, bambinetto del cazzo. Al negozio di souvenir troverete pupazzi di giraffa a metà prezzo. O scontati. È un videogioco. Forse dovrei fare una partita. Sì, ma non adesso, dobbiamo andare da Gloria. Buon compleanno, Marty. Grazie, Gloria. Senti, sorella, vogliamo correre o restare qui a roderci tutto il giorno? Vogliono correre contro di te. Credo di sì. Ma sanno che... No. Allora sono fuori di... Assolutamente. No, dai, se vuole... Hai sentito la zebra? Basta parlare, è ora di puntare. A dire il vero, non abbiamo soldi da puntare, ma se si organizza una bella corsa, accettiamo la sfida. Marty, vuoi fare l'arbitro? Ai vostri posti, pronti? Ho forse detto di partire? Eh? L'ho forse detto? Non mi sembra. Anzi, la gara è annullata. Non è molto elegante. Orza, si corre. Ecco, posso usare il mio attacco rotolante. Non posso fermarmi. Wow, i peperoni speciali fanno correre proprio bene. Non parlare troppo presto, struzzo. O dovrei dire strutto. Che gusto! Il famoso grasso che si usa per le brioche. Ancora un giro! Ti sto raggiungendo! Ma stai zitto e mettiti un tappo alla bocca, strutto. Largo! Orza, culo grasso! Batti queste teste di struzzo! Non hai nessuna speranza di vincere. Senti chi ora parla. Ora sei così carica da sfondare qualche palla di fieno e trovare una scorciatoia. Ti abbiamo fatto uno, ippopotamo. Implora pietà. Questo lo dici tu. Ma... I will win. Un chilometro. Anzi, beh, forse era meno di un chilometro. Ma hai comunque battuto quelle teste di struzzo. Bravissima, Gloria. Credo di non avere più nulla da fare. Ora me ne torno in disparte. Dai, Marty, non ti deprimere. Alza la testa. Dopotutto è il tuo compleanno. No! Come bello prendere a calci voi strutti. Ci siamo quasi. Benissimo. Bisogna avvicinarsi.
Bea, fuori, show, non voglio che mi guardiate. Che combinate di bello? Informazione riservata. Riservata? A chi? Mi sembra che tu stia perdendo tempo vicino a un buco nel muro. Assolutamente no. Stiamo svolgendo un'operazione segreta di addestramento per insegnare al qui presente soldato l'antica arte militare della pesca. Anzi, ora che ci penso, l'operazione non è poi così segreta. Vuoi assistere? Certo, è meglio di tutti i miei altri programmi. Va bene, soldato, ora devi dimostrare il tuo valore in campo. Muovi la canna a sinistra e a destra. Quando sei pronto a calare l'esca, tieni premuto il tasto di azione. Quando vuoi tirare in seta il pesce, rilascia il tasto di azione. Guarda in su e in giù per controllare la distanza dell'esca. Semplice, no? Ora vediamo se peschi qualcosa. Non come in quel simpatico gag dove i pescatori pescano le scarpe. Continua a pescare, soldati. Non sei stato abbastanza rapido, figliolo. Il pesce strappa l'esca dall'amo se non hai i riflessi pronti. Riprova. Non avevo visto, scusa. Ecco, a posto. Dai, vieni. Sì. Ottima tecnica, figliolo. Oh. Sì, prenderò il pesce corallo verde. Dai, vieni qua. I pinguini sono degli psicopatici. Non sono cattivo. Ora vediamo se c'è un terzo. No! Hai preso un pesce del colore sbagliato. È inaccettabile. Ricomincia immediatamente. Non è colpa mia se quel pesce blu mi stava attaccato ai coglioni. No! Voi pesci blu, fuori dai coglioni! Attenzione, visitatori dello zoo. Vi ricordiamo che quando vorrete visitare ancora i pinguini, dovrete tenere sempre braccia e gambe fuori dalla gabbia. Oh, ma ti levi dal cazzo, pesce blu! Non arrenderti, figliolo, nella mia unità non ammetto. No, bla. Ordinario, ora prendi solo aringhe rosse. Un altro pesce rosso. Eccoti qua. Io i numeri del pescatore ce li hai, ma la guerra richiede una certa creatività. Prendi un leone di peluche, potrà tornare utile. Cosa ci devi fare di preciso? Scusa, ma vabbè. Uno preso, ma prima voglio fare un'azione maligna. Come questa. Resisti, soldato, resisti. E anche questa azione maligna. Boo! Avanti così, 1, 2, 3, 4. Ok, prendo prima le monete e faccio un po' di azioni maligne. No. Dai, continua dai. Continua a pescare, soldato, in fretta. Bravo, scappa come il verme che sei. Bambinetto. E te dammi la bibita, ho sete. Quei pinguini sono degli psicopatici. Tu sei uno psicopatico. Grazie per il peluche. Iha! Prendiamo i cappelli da cowboy. Attenzione, visitatori dello zoo. Vi ricordiamo che quando vorrete visitare ancora i pinguini, dovrete tenere sempre braccia e gambe. Quindi se riesci a trovarmi degli occhiali da sole. Subito. Scusa, Elton John. Ora procurami un secchio, soldato. Scusami, bidello sguattero, me lo devo fare per il capo. Hai pescato davvero bene. Il tuo addestramento è completato. I pinguini stanno architettando qualcosa. Chissà se Melman si è calmato a sufficienza per parlare. Pare. Non servono più altri palloni. Ora tocca al divertimento. Benissimo. Amici terrestri, questo ve lo chiedo proprio. Per questa parte qua di Marty con l'elio, tornate mettete. Alle ore 14 per assistere alla prossima spettacolare esibizione del nostro Alessi Leone. Non mettete un like semplice, ma mettetene due, perché questa parte qua sarà da creparsi dal ridere. Come va, Melman? Ehi, Marty, prima mi sono dimenticato di farti gli auguri. A volte mi lascio distrarre dai miei problemi. I miei requisiti igienici non sono soddisfatti. Cosa hai detto? Non mi intendo di medicina. Ma
La mia squadra di disinfezione biologica è ancora in ritardo. Non si trovano più persone in gamba. E poi è iscritta al sindacato. Non posso protestare. Hai mai pensato di pulire da solo il tuo recinto? Non credo che tu abbia mai ingaggiato una squadra di disinfezione biologica. Sì, certo che sì. Ma credo che mi toccherà arrangiarmi da solo. Non ho paura di un po' di... sporcizia. Mamma, se non ti piacciono i germi, premi il tasto di attacco per lanciare la sporcizia fuori dal recinto. Ho capito, Marty, ma se queste teste di cazzo la smettessero di lanciare l'immondizia nel mio recinto, forse fanno anche bene per l'ambiente. Perché ricordatevi, come dice sempre un ecologista a caso, in stile Ciccio Gamer, lo faccio per l'ambiente! E allora Melman si è proprio rupofobo. E basta cagare nella mia zona! Anche voi, piccioni cagacazzo di merda. Bene amici terrestri, il video di oggi termina qui. Se vi è piaciuto mettete un bel like ed iscrivetevi al canale. Questo amici terrestri era semplicemente l'episodio pilota, ma se volete che ci butti giù una serie come per Prince of Persia e le Salvie del Tempo e Marchecos Getting Up, dovete solo scrivermelo nei commenti. E io intanto vi ricordo come sempre di iscrivervi al JDC Clan. E noi intanto ci rivediamo con un nuovo video e...